Stasera sarete stasera bene esibirsi una parte della classe del maestro Marco Carducelli, che a me piace molto studiare questo canto perché è una tradizione ormai. Quando prima li facevo a Palazzo Roberti, il maestro era sempre presente in quella situazione e quindi ci ha seguito in questo nuovo percorso del nostro gruppo di fare cultura e musica in modo particolare. Che cosa è il programma di questa sera? Il programma di questa sera sono i chitarristi, però poi inviterò il maestro a dire giusto due parole per i vari brani che saranno eseguiti ogni volta che si chiederà uno dei suoi allievi. Ci sono ragazzi, ma ci sono anche giovani maestri, perché quelli che si eseguiranno, alcuni sono proprio già posseduti il diploma, quindi possono già essere chiamati maestri. Si alterneranno da Diana Paganetti, che fatta male a un dito, purtroppo sono una chitarra fondamentale. Le mani che funzionino perfettamente. Prima di cedere la parola a Marianna, vi devo dire questo, noi facciamo un concerto oggi, venerdì 10. Venerdì 10 sul manifesto c'è scritto che sarebbe dovuto venire l'acqua per problemi tecnici, mi spiego. Trasportare l'acqua ci vuole una macchina particolare e quindi manca al musicista, l'avrà a settembre, quindi il concerto che avevamo il 10 siamo costretti a spostarlo in settembre, ma il 10 ci sarà lo stesso concerto perché ci saranno i pianisti che verranno a esibirsi, quindi avremo la possibilità di ascoltare anche i pianisti e questa cosa ci fa veramente molto molto piacere. Poi avremo concerto il 14 e se ne aggiunge ancora un'altra data che è il venerdì 17 che noi avevamo saltato perché i ragazzi hanno voglia di suonare e per noi è importante che si suoni e quindi ospitarli ci fa veramente tanto piacere che ormai non sono soltanto ragazzi ma sono anche maestri. Vi ringrazio, prima di chiudere i cellulari non si spengono, però mettete in vibrazione, non daranno in pincio a voi e non metteranno in difficoltà chi sta suonando dall'altra parte. Grazie. Vabbè, innanzitutto ringrazio come ha già fatto Mila per la presenza, come per le cortine, quando ci hanno raccoglieremo le mail, quando ci dovete fare da pubblica, abbiamo il cartello, è tranquillizzato, però quando due volte la settimana diventa anche quello che sono per noi. Poi, vi ringraziamo e ok, allora ora invitiamo il maestro, qua vicino il maestro, prego. Facciamo una cosa. Posso dire, ma diciamo così.
che sono qua dei brani di Agustín Barrios Manjoré, che è stato un grande chitarrista del Novecento paraguayano, compositore, grande virtuoso di chitarra. E poi suonerà un valzer di Antonio Lauro, compositore venezuelano, che ha riscoperto un brano che ricordo
coreano. Santa